Amici, ciao a tutti, un saluto dal comune, questo è il mio banco, siamo nella sala consiliare, eravamo qua per parlare di casse d'espansione, per istituire una commissione di indagine che verificasse cosa è stato fatto e cosa non è stato ancora fatto per le opere di messa in sicurezza dalle alluvioni, quindi qualcosa che riguarda la sicurezza di migliaia e migliaia di livornesi. Ebbene, eravamo qua in commissione per parlare dell'istituzione di questa commissione di indagine. Perché vi faccio un video da qui? Perché oggi lo scenario che ci si è presentato davanti è più o meno questo. Vuoti, tutti i banchi della maggioranza erano vuoti. L'altra volta, per motivi di lavoro, non ho potuto partecipare alla commissione che si riuniva per votare la commissione di indagine e loro erano tutti contenti, erano tutti pronti a discutere, a votare riguardo la commissione di indagine, ovviamente contro. Siccome io era a conoscenza che mancava Perini e mi immaginavo che ci potesse essere un atto, francamente dopo l'ultimo consiglio comunale tutto mi va prima di fare un favore a Perini, cioè voglio dire, detto questo, no, perché chiariamolo, perché. Oggi che sono venuto, guardate lì che spettacolo, tutti i banchi erano vuoti. C'erano la presidente della Lega Giulia Pacciardi, Carlo Ghiozzi, Costanza Vaccaro, Andrea Romiti e Stella Sorgente per il gruppo del Movimento 5 Stelle. Ecco, loro sono venuti e i nostri leoni del Partito Democratico e degli altri gruppetti che sostengono il nostro super sindaco Luca Salvetti non si sono presentati perché quando il gatto non c'è i topi ballano, quando il Perini arriva loro scappano. Le proprie fortune politiche, perché è il momento di massimo ascolto, secondo loro, al di là di quello che poi magari c'è sui social con i 10 like famosi a cui faceva riferimento in precedenza anche il consigliere Fenzi. E allora, visto che il sindaco ci accusa di prendere 10 like nei nostri post su Facebook, ovviamente lui, come sapete bene, è sempre molto attento alle cose che contano per Livorno e quindi giustamente passa il tempo a contare i nostri like su Facebook, vorrei sapere quanti like, ragazzi, per questa bellissima scenografia alle mie spalle, fatta dal Partito Democratico, dal sindaco e dalla maggioranza.